potete vedere già stanno affluendo i genitori. Volevo solamente fare una puntualizzazione. Intanto ringrazio anche il già citato Marco Chiozzotto, presidente del Città di Mestre Calcio 5, per la sua presenza puntuale sempre ad ogni iniziativa per il Baracca e per queste società e per questi colosi. E poi permettetemi una sola parola, ma di ringraziare io personalmente, ma credo anche i tifosi e la città, queste persone che sono qui, perché evidentemente si parla di difficoltà economiche evidentemente reali, sono le persone che stanno investendo non solo tempo, ma evidentemente hanno voglia di investire anche denaro, e penso mi possano garantire che il business è da un'altra parte. Qua è voglia di fare qualcosa per il sociale, non siamo Milan, Juventus, Inter, quindi è veramente, io credo che sia un'attività meritoria, e quindi mi sembra giusto sottolineare anche questo aspetto, perché non si vede molto spesso delle iniziative di questo genere per la città, insomma, e per i ragazzi. Detto questo, non vorrei mi sfuggisse qualcosa, quindi prego. Se vuoi partire. Ma vai intanto, una dopo noi una. Aspetta, scusi un attimo. Allora, intanto vi ringrazio tutti quanti, vi ringrazio il signor Pellatti, Scano, Raffaele, vi ringrazio anche il signor Livola. Abbiamo detto che abbiamo fatto un piccolo miracolo, abbiamo messo tutti i politici d'accordo, secondo me è la prima volta in assoluto che è già un buon risultato. Detto questo, io direi che questo dovrebbe essere solo il punto di partenza, perché abbiamo fatto poco o niente, quindi dobbiamo ancora cercare di sensibilizzare il più possibile. Mi dispiace per motivi personali che aveva un consiglio di amministrazione andato via, al di là di Casson o Casson, io lo conosco personalmente e spendo anche due parole anche per il nome suo, che so per certo è uno con i fatti, ha fatto anche per due mesi nel passato, con Scapita è stato fatto via per le condizioni di tempo là, quindi dobbiamo cominciare a parlare con i fatti, ognuno chi che può nel suo piccolo, anche qui presenti, se qualcuno ha dei riferimenti a Scapita, noi vogliamo andare a parlare a quattro occhi con questi signori qua, stiamo cercando con tutte le maniere a parlare con questi signori, non riusciamo a trovare un interlocutore, è rivolto a tutti quanti. Questa è, quindi qualora ci fosse questa possibilità, mi raccomando per la stampa citateli tutti, perché dopo mi arrivano le telefonate, ecco perché l'altra volta avete detto della Zaccariotto ma non di Brugnaro. Brugnaro mi ha telefonato, Rivola è dovuto andare via, gli altri sono qui, perché sennò dopo, ecco. Già resta un firmato, no, voglio dire. L'altra volta era l'unico che non aveva fatto per niente. Sì, sì, esatto. Per carità. Molto importante è quello di Adriano, perché io non mi sono soffermato tanto perché mi rischio di essere ripetitivo, però è fondamentale riuscire a capire, visto che in comune oggi non c'è un interlocutore, non abbiamo ancora capito se ce ne sarà uno in Est Capita, ma essendo un organo, chiamiamolo pure privato, forse dovrebbe essere più semplice, anche se i giorni stanno dicendo il contrario. Per cui è una decisione importante, anche perché i tempi della Lega Calcio non sono i tempi della politica. Quindi c'è un incrocio veramente diabolico, dove si rischia di buttare veramente giù dal quinto piano un progetto dove ci sono persone non poche che ci stanno lavorando da tanto tempo e che coinvolge una città e non solo di Mestre, per Mestre magari, ok? Quindi il non sapere domani mattina, non tra due anni, che cosa fare, e noi dobbiamo decidere entro stasera. Quindi è come fare una partita a poker senza avere dall'altra parte un avversario. Questo è un argomento che, come forse qualcuno già sa, riprenderemo in modo specifico il giorno venerdì alla conferenza stampa al Novo Hotel alle 17.30, e là si illustreranno ciò che dovrà essere il progetto, sperando che possa essere attuato, altrimenti, scusatemi se mi permetto, a quel punto, visto che da una parte il progetto c'è, è molto serio, posso testimoniarlo, qualcuno dovrà prendersi una responsabilità, perché a Mestre non si può fare niente. Insomma. Infatti coinvolgeremo anche una delegazione di tifosi ai quali sarò ben lieto di porre io delle domande, dopo varie risposte. Queste sono le firme in originali dei
dei 5 adesso senza fare prenderle, senza andare nel dettaglio. E quindi andiamo avanti così, sperando che appunto i candidati si prendano a cuore, al di là della mera firma, che comunque ha un'importanza fondamentale, ma si prendano a cuore la questione, perché significa prendersi, cominciare a... Per il presidente del Maestro Calcio, allora, a seguito di quanto è uscito oggi su un giornale, l'assessore allo sport Mancini del comune di Mogliano dice che sta mettendo su, diciamo così, una cordata di imprenditori, o sta facendo un appello, una cordata di imprenditori, perché l'Union Pro non lasci Mogliano e quindi il titolo. Lei cosa risponde, Presidente? Che ognuno è libero di dire ciò che vuole. Spieghi meglio, per cortesia. Che ognuno è libero di dire ciò che vuole, nel senso che non apprezzo, ma non l'assessore del comune di Mogliano, ma apprezzo chiunque di un'amministrazione, di un comune, che si faccia portavoce e apra così un appello nei confronti del settore industriale, imprenditoriale, in qualsiasi comune, ripeto, per la propria squadra. Cosa che per esempio io a Mestre non ho mai sentito, per cui magari chiederemo all'assessore di Mogliano se, non so di che corrente politica possa essere. Ecco, però ha aggiunto anche questo, e questo qua lo passo direttamente al presidente della Mestrina Guerra, dicendo che tutto sommato il baracca non c'ha l'agibilità. Dunque, noi abbiamo una carta che certifica che abbiamo l'agibilità fino al 2018, adesso non ricordo esattamente, l'agibilità dello stadio. Poi se parliamo di agibilità con l'obiettivo di fare una categoria superiore, questo sappiamo bene che bisogna adeguarlo, ma questo è scontato, bisogna far intervenire il CPI, la commissione, il pubblico spettacolo. Ecco, il pubblico spettacolo deve venire qua, deve dirci quello che si deve fare, ma c'è la volontà anche di fare questo. Ecco, ma l'agibilità l'altra volta mi aveva detto che l'agibilità attuale era per 6.000 e 500, quindi dovrebbe coprire anche una categoria superiore. Sì. Però c'è l'obbligo da parte della federazione che... Posso venire in aiuto, Ignazio? Sì, certo. Allora, fino a che obbligatoriamente ho dovuto informarmi, no? Per motivi scontati, direi. Allora, fino ai campionati regionali, cioè l'eccellenza, ci sono determinate caratteristiche e parametri. Campionati nazionali, ok, ce ne sono altri, e prevedono per esempio appunto la commissione di pubblico spettacolo, che è una commissione tra l'altro di cui se ne occupa il comune, ok? E questo sottintende per esempio doppi ingressi, presuppone, diciamo, dei parametri che sono diversi, che non è tanto la capienza dello stadio, ok, ma proprio com'è strutturato l'accesso allo stadio. Ecco, da questo punto di vista ritengo, penso, perché non ho documenti in contrario da poter dire, confermo, mi sono prego, scusa, no, penso che siamo queste. Mi sono informato anch'io, appunto, visto queste prospettive, io posso confermare che questo stadio non ha, per l'eventuale salto di categoria, alcun problema strutturale importante. Come dicevano loro, ci sono delle normative a cui adeguarsi, possono essere appunto le divisioni dei settori, cose che probabilmente riguardano stadi più piccoli, dove evidentemente la squadra che si ritrova in Serie D deve fare una... Qua c'è una divisione, perché questo è uno stadio che ha ospitato anche la Serie B, c'è già una divisione dei settori, comunque sono... oppure non so, c'è una normativa riguardante... Rivolgo anche i candidati sindaco qui presenti, rileggendo l'impegno che è stato sottoscritto, si diceva, dove valutare la possibilità di un vincolo storico dello stadio, quantomeno fino a quando non sarebbe stato costruito un altro, immagino di aver capito ormai che l'obiettivo è quello di preservarlo. Cioè, non si parla proprio di farne un altro. Cioè, nel caso in cui uno venisse fuori con l'idea di vabbè, lo vendiamo, facciamo un altro terreno, mi sa che si potrebbe creare un piccolo problema a questo punto di vista. Però fatene un'altra parte e fatelo pure, ma questo non si cava. Ok, no, cioè, questo è l'obiettivo anche dei due, cioè proprio preservare in toto il terreno. Sì, perché è anche un polmone di verde, no?
perfetto, perfetto. C'è anche l'idea di fare un museo dello sport di street, per intenderci. Le città più belle del Latincino, i paesi più civili, sono quelle che mescolano il cemento, il mattone con il verde. Perché